parte. Tu sai che per fare dinghi? Perché Jacopo Baronzi, qualcuno lo sapeva, già altri hanno scoperto, è in leggera discesa per arrivare al traguardo, quindi qualcuno lì ha accelerato e ha spinto al massimo via Bacchini, pala molta e per arrivare, questo è il bello di una gara come questa. Francesca Venturelli, alla conclusione, l'eleganza di quest'ultima non passa in secondo piano. Chiude anche Alice Andreoli, la scuola di Gianni Ferraguti, Angelo Mastrolia, il Salentino e il Carnevale, tutto l'anno con lui. Maggio, che con caldo bestia nelle maratone tipo la Colle Marathon, si presenta così. È una storia intanto, guidando anche l'altra delle Venturelli, il talento dell'RCM Casinalgo. Si arriva con la caparbietà dei giorni migliori. Chiude splendidamente anche Raffaella Schiavo, Johnny Sport, un mondo podistico che è decollato con questa gara, si è rinnovato. Esterni, è palese questa situazione, è come andare in contromano in autostrada, la televisione ci ha regalato brividi una settimana fa, non complicateci la vita anche voi, fate i brappini, la volata e andiamo col mantovano della Cunili Viola, chi che parte davanti a tutti ma arriva un po' dopo, ma è un'altra storia. Un'ora passata da pochi secondi e chi se ne frega, vi vogliamo tutti al traguardo, piacevolmente in grande spolvero. Facciamo lavorare Fabio Spettani e mi chiedevano le sue atlete, ma dov'è Fabio? Il gruppo Run With Us, no? Lui che l'ha portato a correre, a andare forte, c'è il primo gruppo, il secondo, il terzo. Ci trovavano tre volte a settimana al campo di Velotodromo, chi non voleva andare al Parco Ferrari, chi voleva andare in Via delle Costellazioni, chi voleva andare a fare un giante. Un saluto alla collega, brava Rosana Massari, buon lavoro, ovvio intanto. Alessandra Colautti, visto da Rosana Massari, Alessandra Colautti, andiamo con una delle storiche maratonette milanesi. Oggi la giornata favoriva chi viene da lontano, oggi giustamente l'impegno per noi della mia miglia, definiamolo in seguito, bene Fabio, diventa facile, per chi viene da lontano diventa un trasloco, oggi invece tutto appare decisamente più garbato. Mi chiude anche diretta Bianchi, da qualche secondo. Piccola che dice, mamma ho preso freddo, sei messo troppo oggi ad arrivare. Viviana Di Fiore della Base Running, si scherza ovviamente, rispetto alla fatica che hai 13 km con due cavalcavia e un sottopasso, perché quello del Raffaello si fa sempre sentire, non deve negarlo. Ci piace ancora come continua intanto il gran momento di Marco Salani. Marco Naive Salani, è stato difficile riportarlo ai colori. Ricordiamo gli europei di Grosseto. Ecco, scusa Lopez, perché torniamo a rilanciare il messaggio. Simone Sala, che avesse visto un bambino un attimino fino a noi, ora entra lui di diritto nell'elenco delle priorità, quindi per dare tranquillità all'evento, alla mamma e a Simone. Quindi c'è bisogno di un impegno corale, di quello che può essere fonte di un'incomprensione, non vogliamo allargare il messaggio, vogliamo soltanto risolverlo. Se non rimango con noi, stia tranquilla, le cose avranno un lieto fine, intanto Stefania Corticelli mi chiude, lo facciamo in compagnia anche di Solmi e compagni. Quasi un migliaio di runners che hanno preso in largo, per DDS un grande lavoro, l'equipe di Spinea, anche la Service.
grazie. Domani i quotidiani lavoreranno sulla corrida, ma dai Vaizzini, informazione locale, tutte le televisioni schierate oggi, non ci sono concomitanti di partite. L'anno scorso ricordavamo di sabato, l'elenco dovete fare i conti con il Paggio Serie B, Giorgio Ruffini intanto prova la conclusione.
elezioni 2015, quindi per il romagnolo Belè della Forlì, una bella occasione di apparire al fianco di vari Hofer, Secchiero, di Anna Maria Manfredi, che è stata splendida oggi nel battere in volata, Giovanna Epis, la chiesa di Murano, alla terza esperienza consecutiva. Sudore ed emozioni.